Professore Schenardi, alle sue spalle c'è questa splendida Coppa Davis, cosiddetta insalatiera, il frutto di una grande prestazione da parte degli atleti azzurri. E a te ne vogliamo parlare? Sì, dietro di me c'è anche il confronto del comune che è bellissimo, dopo lo inquadrerai. Beh, cosa vogliamo dire? Credo che ripeto, la Coppa Davis nell'immaginario di molti, dirò una sovrità, è anche quasi più famosa della Coppa del mondo di calcio, perché è un trofeo ambito, un trofeo storico e perciò siamo contentissimi di averla a Terni. Da questo punto di vista dobbiamo ringraziare Fabio Moscatelli che insieme alla Federazione Tennis Umbra si è data da fare perché la Coppa potesse essere qua, anche se non era compresa nelle tappe dell'Umbria, ci è riuscito e noi ci siamo messi a disposizione per poterla ospitare e siamo contenti che già da stamattina alle 9 tantissima gente è venuta a vederla. E non solo appassionati di tennis, mi sembra di capire. Beh, ma credo che è normale, ripeto, ci sono dei trofei che sono iconici, la Coppa Davis sicuramente lo è, avvantaggiati da due fattori, uno che è tanto tempo che non la vincevamo, due che anche poco fa è uscita una serie sulla TV che non diciamo dell'ultima vittoria della Davis e soprattutto il movimento che c'è adesso grazie a Sinner, Berrettini che hanno portato il tennis italiano alla ribalta a un livello altissimo e credo che questo anche pubblicità mediatica ha favorito il fatto che la Coppa Davis è diventata ancora più iconica di quello che era prima. Bello anche il messaggio, no? Che viene fuori per i giovani che devono fare, che affrontano sport, i messaggi di Sinner, ragazzo semplice, motivato e che insomma sta dimostrando che i sacrifici poi alla lunga pagano anche nel mondo dello sport e Sì, soprattutto nel mondo dello sport. hai detto tutto perfetto tu, cioè, sicuramente l'esempio che dà questo ragazzo può essere di aiuto ai nostri tanti giovani. Stamattina al taglio del nastro, lo dicevo ai ragazzini delle scuole, c'era qui una rappresentanza di Leonardo da Vinci, io gliel'ho detto non solo la bellezza di questa coppa a livello visivo da vedere, che è veramente bella, ma capire anche tutto quello che c'è dietro una coppa del genere, tutto il sacrificio di un atleta, di uno sportivo, ma anche tutto il sacrificio di tante persone che lavorano nell'oscurità per fare in modo che questi atleti possano gareggiare al massimo per poi dopo dare queste grandi soddisfazioni alla nostra nazione. Perciò sicuramente un messaggio molto molto positivo in un momento dove i messaggi positivi non sono tantissimi e quei pochi che ci sono dobbiamo tenerceli molto stretti. È bello comunque, no? Diciamo che dopo un periodo di forse un po' trascurato il tennis anche dal punto di vista televisivo, invece sta ritornando un po' la passione dei vecchi tempi, dei Sirola. Tu sei troppo giovane, non te lo Io sono ricordi. del Panatta, l'ho visto. Ecco. Ecco. Vabbè, ma è importante, però è ovvio che come in tutti i campi a volte ci sono delle figure, delle personalità che fanno in modo che certi ambiti possano essere più pubblicizzati di altri. Insomma, io mi ricordo lo sci, insomma, abbiamo avuto Töni, poi abbiamo avuto Tomba, adesso magari abbiamo qualche atleta di buon livello, ma quando non hai un determinato personaggio, e Sinner da questo punto di vista sicuramente ha aiutato molto il tennis. Lui e Berrettini credo che abbiano prima uno e poi l'altro dato grande impulso a uno sport che è sempre stato comunque seguito in Italia, perché la Coppa Davis, insomma, c'è stata fatta anche una serie televisiva, perciò, però siamo contenti, ma io da assessore sono contento che un po' da quando sono assessore, ma penso anche prima, però non lo so, io so quello che faccio io adesso, sto cercando di dare spazio un po' a tutti gli sport, anche quelli cosiddetti minori, perché credo che lo sport è tanto, e soprattutto Terni è una città portata per lo sport, è quasi una palestra a cielo aperto, perciò il fatto di conoscere tanti sport e poi di avere qui oggi questa coppa veramente per noi non è una medaglia che ci vogliamo appuntare, ma solo un orgoglio per tutta la città. Senti, è giusto che sia così, nel senso che l'abbiamo vicino, è giusto che l'assessore magari ci illustri le sue sensazioni nel vederla, perché poi effettivamente è un capolavoro, no? Sì, allora guarda, due cose. Una, sicuramente io non me l'aspettavo così, cioè mi aspettavo la coppa, ma anche Sì. tutto il basamento così, vederla dal vivo veramente è qualcosa di molto bello. Poi io ho avuto una grande fortuna che l'ho vista montata ieri, perciò nel vederla montare ieri era senza il plexiglass, che sicuramente un pochettino toglie,
e poter leggere tutte le scritte, tutte le squadre che l'hanno vinto. Nei quadri di quadri, quindi ci sono, sì, ci sono tutte le squadre che l'hanno vinta. E i nominativi dei, sì, dei... Dall'altra parte c'è uno spazio che è stato riservato all'Italia, che ha vinto a Malaga, ma non è ancora stata messa all'incisione. Però veramente poterla vedere dal vivo è un'emozione grande, perché ne parlavo prima con te, la Coppa del Mondo di Calcio è bella, è iconica, però questo col suo basamento veramente è imponente, è molto molto bella, e siamo felici che oggi sia qua, come ti dicevo prima, avere anche il confalone del comune rende la cerimonia tutta molto molto suggestiva, e siamo contenti che al taglio del nastro erano presenti anche i bambini delle scuole, perché vogliamo che sia un messaggio anche per i bambini, tutto quello che di positivo può trasmettere lo sport. Poi sappiamo che ci sono anche le parti meno nobili dello sport, ma questo in tutti i campi della vita, ma noi dobbiamo fare in modo che tutto quello che è esaltazione del bello e del giusto, di poterlo esaltare al massimo, perché i bambini hanno bisogno di esempi positivi. Possiamo concludere dicendo che vista in fotografia è una cosa, vista dal vivo è un'altra, ti rimane veramente un senso di stupore, no? Sì. E quindi invitiamo, perché c'è tempo fino alle 19, sì. Alle 19 per poterla, invitiamo tutti per poterla vedere al Museo del Caos. Sì. Guarda, la sensazione appena l'ho vista, e che quando andrà via un po' mancherà, magari la sensazione di dire beh, potrebbe stare qui fissa così, ce la godiamo sempre, ma non perché, ripeto, è arrivata con la nostra amministrazione, ma è proprio credo che sia proprio un piacere visivo poterla vedere. Poi i tanti appassionati di sport sapranno cosa c'è dietro dietro questa coppa. Pensa quante belle storie ci sono, sì, dietro. Sì, ci sono tante storie, tante delusioni, tante sofferenze, perché per chi gioisce c'è anche chi invece soffre per una vittoria non ottenuta, perciò è solo l'orgoglio e il piacere di averla qua per tutto quello che rappresenta, ma anche dell'aspetto visivo, cioè è veramente qualcosa di bello da vedere. Grazie. Grazie a voi. Grazie.